Da oggi in via Maio di Porto, alle spalle di Piazza Borsa, c'è largo Simonetta Lamberti, vittima innocente della criminalità, uccisa ad 11 anni nel maggio dell'82 per mano della camorra. Questa mattina, con il sindaco Luigi De Magistris e l'assessore alla toponomastica Alessandra Clemente, la cerimonia di intitolazione con le testimonianze dei familiari e gli interventi del presidente della municipalità Francesco Chirico e del sindaco di Cava dei Tirreni Vincenzo Servalli. È un'emozione molto forte, indubbiamente la mia bambina non c'è più, però questo modo di ricordarla la rende in un certo senso eterna, perché noi non ci saremo, nessuno di noi continuerà la sua esistenza per sempre, ma lei è diventata il simbolo del bene che supera il male, il simbolo della vita che supera la morte. Oggi è il suo compleanno e oggi si festeggia la vita di Simonetta, e questo per me è la cosa più importante, perché è giusto ricordare chi non c'è più, ma farlo con amore, senza rabbia, senza rancore. Il dolore resta sicuramente, però ecco, questo è il primo 21 novembre in cui non mi capita di piangere, ma anzi sorrido alla vita e cerco nel mio piccolo di far sì che possa continuare a vivere Simonetta anche attraverso la mia voce. La mattinata è stata accompagnata dall'esibizione musicale del liceo De Filippis Galdi di Cava dei Tirreni ed ha visto la messa a dimora di un albero di ulivo dedicato a Simonetta Lamberti, donato dalla Coldiretti Napoli e Aprol Campania. Un ricordo indelebile, anche se sono passati circa 36 anni, quindi è lontanissimo. Io avevo 15 anni, ma fu un agguato camorristico davvero crudele che portò alla morte di una bambina. Ho conosciuto la madre in questi anni, ha trasformato il dolore per la morte della violenta della figlia in impegno civile, per la città, per i giovani, per la vita, con amore e con grande passione. Quindi anche attraverso la toponomastica questa città sta profondamente cambiando.